fine di questa partita, Portogallo contro Inghilterra, tornavano i campioni in carica del torneo, difendono ampiamente il titolo. Parto da te, Cami. Inizio buonissimo, vi date il primo tempo 1-0, anche se comunque in realtà vi eravate ben chiusi dietro, sì. Nell'unica occasione li avevate un po' purgati. Sì. Nel secondo tempo cosa è mancato? Perché comunque poi il risultato è troppo largo, a prescindere dall'infortunio sì, del portiere. Sì, no, vabbè, ma è l'assetto proprio mentale, cioè manca totalmente. Si infortuna il portiere, ci sono state una serie di circostanze che comunque ci hanno fatto abbassare anche l'adrenalina che c'era, la possibilità comunque di vincere, sapendo che comunque sono i campioni in carica. Quindi è andata così, non fa niente, però sono soddisfatto del primo tempo e comunque abbiamo giocato da squadra, fortunatamente, e non ci siamo disuniti, insomma. Si riparte dal primo tempo? Sicuramente. In bocca al lupo e complimenti. Complimenti. Salutare Bomber Luca. Si riparte dai 3 gol, si riparte da un trofeo appena vinto, giusto il tempo di riprendere un po' di fiato. La squadra c'è, forse il primo tempo, non lo so, stavate ancora tra le vostre canne. Sì, ancora voi, sì, ancora voi. Però dai, poi secondo tempo siete ritornati. Vabbè, molto. Siamo entrati in campo un po' troppo molli, un po' anche il fatto che da un primo mesetto che non giochiamo insieme, o parecchi di loro non giocano proprio da un mese, quindi ci sta. Poi comunque loro si sono riusciti abbastanza bene dietro. E poi vabbè, si è fatto male il portiere, quindi è stata una necessità proprio fatta. Lu, cosa serve? No, parlando da campioni, è un po' difficile forse giocare il torneo da campioni, cosa serve per mantenere sempre l'asticella? Vabbè, in realtà giocare da campioni è sempre la stessa cosa, che non ci cambia niente. Anche non è che vinci di chiosa per No, vabbè, nel senso che comunque alla fine è sempre un piacere nel tutto venire a giocare a pallone. È la cosa che secondo me ci diversifica un po' da tutte le altre squadre, perché siamo sempre gli stessi, a meno che non ci spezziamo. Una famiglia. A meno che non ci spezziamo, spesso. Quelli inseriti vengono solo perché qualcuno si è spezzato. Però poi restano in famiglia, sì. Questo ve lo dico. Lo vedi che Paolo, Fabrizio, chiunque si viene a vedere le partite, perché più che altro è quello, cioè il divertirsi fra di noi, mangiarci una cosa dopo. Questa partita. Dottore, complimenti e alla prossima. Porta forte.